Guarda come ci siamo ritrovati. Tu Come? sentivi Radio Padania? A volte sì. Perché, scusa, per sbaglio, per andare a cercare? Ma no, andrò a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la frequenza? La frequenza, sì. Guccini si sentiva Radio Padania. Vabbè. E allora salutiamo Guccini naturalmente e cambiamo argomento. Vi dicevo prima della pausa, parliamo di un argomento del quale abbiamo accennato anche in rassegna stampa sulla scorta dell'articolo di stamani di Giuseppe Liturri sul quotidiano La Verità. Vale a dire il meccanismo europeo di stabilità. Alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e alle criticità per l'interesse nazionale italiano è dedicato un incontro, nel quale abbiamo detto, organizzato dal Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, centromachiavelli.com, per chi si vuole documentare, sulla riforma del MES previsto quest'oggi alle 17.30, la presentazione del dossier sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, appunto, a Roma, presso la sala stampa di Palazzo Montecitorio, in via della missione 4. L'autore del dossier, Luca Ruggeri, interverrà con Massimo Garavaglia, che abbiamo sentito ieri, già viceministro dell'economia, e Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli. È con noi questa mattina Luca Ruggeri, esperto di questioni finanziarie ed economiche, e che ringrazio per essere con noi e che è appunto autore di questo dossier. Ha lavorato per tanti anni presso una grande banca e è dirigente di un intermediario finanziario attualmente e ha approfondito questi temi non facili. Intanto grazie dottor Ruggeri per essere con noi. Grazie a voi. Allora, questo lavoro, diciamo così, di sintesi che lei ha fatto e che vedrà poi il dibattito di questa sera, il convegno di questa sera, intanto le chiedo, è stato semplice sintetizzare il quadro delle disposizioni di questo meccanismo europeo di stabilità, del quale molto si favoleggia, perché ci sono, sicuramente lei le conosce benissimo, delle letture super complottistiche, tra virgolette, ci sono invece delle letture super tecniche. C'è una via di mezzo che è invece tutta politica, credo che anche lei alla fine sottolinei questo aspetto, no? Perché lei mette in primo piano nel suo ragionamento, poi al termine di un'analisi tecnica molto precisa, anche la questione prettamente politico-istituzionale, cioè è il Parlamento che dovrà farsi carico del proprio ruolo. È l'ultima frase del suo dossier, è quella che da un punto di vista di cittadino e di lettore mi interessa molto, no? Ecco, quindi tra il complottismo e il tecnicismo c'è la politica, no? Esatto, diciamo che i testi normativi di questo genere non sono semplicissimi, sono estremamente tecnici e quindi richiedono un'analisi abbastanza puntuale, non banalissima, però una volta chiariti i punti essenziali rimane poi una valutazione di natura tipicamente politica, che non tocca a me peraltro, certo, è ben chiaro, ma che si deve basare comunque su uno studio di quello che è la materia, perché sennò si rischia di andare un po' a farfalle. La tematica del meccanismo europeo di stabilità è stata molto discussa, anche perché probabilmente inizialmente non si disponeva di tutte le informazioni necessarie per poter valutare completamente la cosa. Quando poi si sono resi disponibili i testi, a mio avviso i punti cardine dell'analisi sono relativamente chiari, e cioè da una parte l'attribuzione di un'ulteriore funzione, cioè il MES nasce come fondo salva stati, la riforma gli attribuisce una funzione di sostegno al fondo per la risoluzione delle banche, e questo è un passaggio che si può discutere, ma ha un suo senso logico. Un pochino più opinabile è l'attribuzione a una struttura che di fatto nasce come un accordo intergovernativo, quindi un accordo tra Stati, l'attribuzione a questa struttura di funzioni ulteriori, quali l'analisi della sostenibilità del debito dei singoli paesi, che francamente appare un salto logico non indifferente. Ecco.
Ecco, ci arriviamo, perché poi quando si tocca la questione del debito sovrano, del debito pubblico, si tocca una questione eminentemente anche politica, evidentemente, oltre che economica. Una questione politica che ha a che fare anche con un interesse preciso dei cittadini ad avere chiarezza. Chiarezza perché si parla dell'equilibrio di uno Stato e anche della situazione economica e delle cose da fare per i cittadini medesimi, perché ristrutturare il debito pubblico o diciamo aderire a determinate condizionalità significa poi avere dei riflessi sulla propria vita quotidiana, sulla vita delle imprese, sulla vita dell'economia del paese, no? Partiamo dall'inizio, dottor Ruggeri, perché la sua analisi parte appunto dalla genesi di questo meccanismo fondo MES, meccanismo europeo di stabilità, che appunto nasce al di fuori, lei lo sottolinea, del quadro giuridico strettamente dell'Unione Europea, perché è un trattato tra governi, no? Intergovernativo. E prima ancora di parlare della modifica, bisogna dire che questo mette l'accento su una questione, cioè accordi intergovernativi significa che lì si misurano i rapporti di forza tra i diversi stati, e questo è un punto di partenza, no? Quindi il MES nasce su questo, sulla base dei rapporti di forza diversi tra i diversi stati. In che senso questo, diciamo, si riflette sulla sua genesi? Il MES nasce, diciamo, in sostituzione di un fondo europeo di stabilità finanziaria che a sua volta era stato costituito sull'urgenza della crisi finanziaria. Il MES nasce come struttura permanente, a personalità giuridica, quindi è stato concepito per così dire rimanere nel tempo, ma nasce attraverso sia una decisione del Consiglio dell'Unione Europea, ma che si limitava a dire agli Stati potete costituire questo fondo. I singoli Stati poi hanno firmato questo trattato costitutivo, ma è il trattato costitutivo che regola la vita e anche la governance del fondo stesso, quindi la decisione di utilizzare questa modalità di nascita e le regole che sono state date per la gestione del MES riflettono un po' il peso dei singoli stati all'interno del diciamo così, i rapporti relativi di forza tra i singoli stati. Il principale, per così dire, azionista, anche se l'espressione è impropria, è la Germania. Noi siamo di fatto i terzi con poco meno del 18%, ma con un impegno comunque diversamente effettuato di 14 miliardi e un impegno per ulteriori 111 miliardi. Quindi anche se il MES è un argomento non esattamente di discussione quotidiana, l'impegno che abbiamo preso come paese è consistente. In prospettiva sono 125 miliardi, 14 versati, esatto. Lei fa il punto, no? 14 li abbiamo già versati. Sì, e gli altri sono richiamabili da parte del MES stesso qualora se ne fosse necessità. Non è proprio robetta, mi viene da dire, scusi il termine poco tecnico, non è roba da poco? No, infatti. Quante finanziarie sono? 5-6 finanziarie, diciamo, mediamente. Sì. Non è poco. Diciamo, l'impegno, poi il MES ha anche la possibilità di aumentare i propri mezzi indebitandosi sul mercato fino a 500 miliardi, però questo è un ulteriore, per così dire, passaggio. Ecco, e lei mette in rilievo anche, parlando di genesi di questo fondo, un aspetto, perché se fosse uno degli stati più grossi ad avere bisogno di questo supporto finanziario del MES, qualche problemino ci sarebbe, perché evidentemente bisogna reperire risorse corrispondenti, diciamo, ai bisogni di uno Stato grosso, non di una piccola Grecia, tanto per dire. E quindi evidentemente qualche problema ci sarebbe già. Quindi in radice c'è qualcosa che, diciamo, comunque è problematico, no? Perché un conto è intervenire con poca roba e un conto è intervenire rispetto a uno Stato, mettiamo pure l'Italia. Sì, in realtà il MES è già stato utilizzato per alcuni interventi, non ha, diciamo, anche se magari il grande pubblico non se ne è perfettamente reso conto, perché poi quando si parla di questo genere di attività si utilizza una espressione così vaga, è intervenuta l'Europa discorrendo. In realtà il MES è già operato a favore di Irlanda, Portogallo, Grecia e Cipro, nonché a favore del sistema bancario spagnolo, però erano paesi, diciamo,
le cui economie hanno dimensioni relativamente piccole. Mm. È chiaro che in questo caso i mezzi del MES sono sufficienti. Diverso sarebbe se fossimo dei grandi paesi ad entrare in crisi. In quel caso avremmo due ordini di problemi: da una parte uno dei più grandi contributori si troverebbe in difficoltà e dall'altra l'entità dell'intervento sarebbe tale da mettere da creare qualche problemino persino al MES. Infatti i rating delle società, delle principali agenzie, soltanto Moody's ha attribuito, soltanto Fitch ha attribuito il rating più alto al MES. Standard & Poor's non attribuisce un rating pubblico, mentre Moody's ha attribuito un rating molto elevato, ma non il massimo, un gradino sotto il massimo. E infatti il ragionamento che sviluppa Moody's quando giustifica l'attribuzione del punteggio è proprio lo stretto legame tra l'economia dei paesi partecipanti e l'operatività poi del MES, tant'è che il downgrading, il rating attuale è il risultato di un downgrading effettuato a fine 2012 in relazione al downgrading della Francia, che è il secondo, per così dire, azionista del MES, che non vuol dire che il MES abbia un problema, però è la strutturazione stessa dello strumento che evidentemente lo pone in stretta relazione con le economie dei paesi partecipanti. Ecco, e poi c'è un altro aspetto che lei analizza, dottor Ruggeri, nel suo dossier sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, del MES appunto, ed è il problema del chi comanda all'interno di questa struttura e di quali sono i poteri e anche lo status rispetto ad altri organi come per esempio la Commissione Europea, che è più politica tra virgolette. Ci sono degli aspetti che colpiscono indubbiamente anche la fantasia popolare, se vogliamo definirla così, no? Cioè il segreto professionale per i membri del Consiglio dei Governatori, che è il principale, forse uno dei principali organi di governo del MES. I membri del consiglio di amministrazione, il personale del MES, sono tutti coperti dal segreto professionale anche quando cessano dalle loro funzioni. È stabilita l'immunità per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, l'inviolabilità di tutto ciò che hanno scritto e prodotto, di tutti i documenti ufficiali. I beni e le proprietà del MES non possono essere perquisiti, sequestrati, confiscati, espropriati o pignorati. Insomma, hanno uno status abbastanza protetto, diciamo, sia le istituzioni e gli organismi che i soggetti che fanno parte del MES. E poi c'è un altro aspetto che è quello più di governance, cioè chi comanda: il direttore generale, il consiglio dei governatori. E perché, diciamo, e per quale motivo questa governance va sostanzialmente a dare al MES uno statuto perfino superiore a quello della Commissione Europea, che è l'organismo più politico, giusto appunto? Sì, come si diceva, i diritto di voto è posto in relazione alla partecipazione, al contributo al capitale, quindi abbiamo percentuale più elevata, quella della Germania, seguito dalla Francia e poi il nostro poco meno del 18%. Fermo questo aspetto, diciamo, che riguarda i voti dati dal Consiglio dei Governatori, che è il principale organo di governo del MES, che è costituito dai Ministri delle Finanze. Detto questo, quello che colpisce è il rilievo dato alla struttura del MES, alla struttura tecnica che è gestita dal direttore generale. Allora, l'operatività è coperta dal segreto sensi dell'articolo 34 del trattato, ed inoltre, come diceva lei, ci sono tutta una serie di immunità che rendono, diciamo, l'attività del MES praticamente simile a quella di una banca centrale da questo punto di vista, nel senso che gli atti sono segretati e in buona misura difficilmente azionabili davanti alla giustizia. Se questo aspetto può avere un senso funzionale per la gestione di alcune crisi, dall'altro sembra che sia stato inteso in senso piuttosto lato quando si è trattato di modificare il MES stesso. L'attribuzione però alla struttura tecnica, al direttore generale specificatamente nella revisione del trattato, di tutta una serie di un'ampia serie di competenze
fa sì che si crei una situazione nella quale la struttura di fatto ha ampi margini di discrezionalità. Voglio dire, in termini più semplici, la valutazione delle richieste di supporto del MES, che uno Stato dovesse rivolgere al MES stesso, precedentemente andavano valutate sostanzialmente dalla Commissione europea. La revisione proposta al trattato vede da una parte l'intervento valutativo della Commissione europea, dall'altra del direttore generale, su una base di sostanziale parità. Anzi, è poi il direttore generale che fa la proposta al Consiglio dei governatori che deve decidere e quindi che materialmente estende la richiesta, nella quale, ricordo, vanno inserite anche le condizioni di tale richieste al singolo Stato, cioè in altri termini cosa poi deve fare lo Stato per ottenere e mantenere il supporto del MES. Una decisione sì tecnica, ma con un margine di indifferente di ricadute poi nella politiche. Vita pratica. Esatto, cioè vuol dire di fatto intervenire sul bilancio dello Stato, perché se si chiedono tagli in certi settori non è una decisione esclusivamente tecnica. Ecco, e per quanto riguarda poi appunto l'operatività del MES, lei sottolinea, dottor Ruggeri, proprio questo, no? Che fatte queste premesse stabilito che insomma c'è un carattere di discrezionalità, quindi di politicità. Beh, se ad un certo punto il MES deve fornire sostegno a uno Stato membro, lo deve fare sulla base di condizioni abbastanza rigorose, no? Che sono, per esempio, imporre o comunque stabilire un programma di misure macroeconomiche e di condizionalità predefinite al paese che si va a supportare sostanzialmente, no? Sono i programmi di Irlanda, Portogallo, Grecia che abbiamo forse già in parte anche visto, o no? Si parla di quello, si parla di possibilità, diciamo, di vincolare il tutto rispetto a una politica economica che il paese deve adottare a quel punto. Sì, diciamo che la stessa provvedimento del Consiglio europeo che prevedeva il MES parla di stretta condizionalità, quindi in realtà già in fase di, per così dire, concepimento, il MES nasce come fondo salva stati, ma a fronte di condizionalità e quindi di impegni dello Stato beneficiario. In altri termini, il supporto finanziario viene subordinato a una serie di attività che lo Stato deve porre in essere. Se guardiamo al caso greco, che forse è il caso che meglio tutti ricordiamo, ma anche altri come Cipro, hanno comunque dovuto porre in essere una serie di azioni che poi concretamente significano interventi sulla spesa pubblica, risparmi e quant'altro. Quindi in questo senso, pur dovendo per onestà intellettuale dire che è chiaro che l'intervento in qualche modo qualche condizionalità la deve avere, sì. Però in questo campo gioca chiaramente una valutazione che è piuttosto ampia. Bisogna capire come quanto è considerato sostenibile il debito pubblico, come si possa pensare di rientrare, e infatti in questo senso la modifica proposta al trattato, nel quale al MES viene attribuito l'incarico di valutare la sostenibilità del debito pubblico, è francamente un passaggio non irrilevante, perché questo tipo di analisi precedentemente veniva svolto solo dalla Commissione europea. Attribuirlo a una struttura, diciamo, tecnica con le garanzie funzionali di cui si diceva prima è un passaggio che in caso di crisi, nel malaugurato caso di crisi, rischia di non essere del tutto irrilevante. Certo, perché il MES diventa anche l'arbitro, diciamo, della valutazione della sostenibilità del debito pubblico del paese in questione. Ma tipicamente, dottor Ruggeri, tipicamente quale paese e in quali condizioni dovrebbe o potrebbe chiedere aiuto, tra virgolette, al MES? Cioè, cosa si deve verificare perché un paese debba avere bisogno del MES? E poi,
È possibile che un paese come l'Italia, tra virgolette, debba avere questo aiuto con tutte le condizionalità e le problematiche legate anche alla valutazione del debito, alle politiche economiche da adottare e via dicendo? Se è vero che l'aiuto è per paesi che hanno caratteristiche macroeconomiche non proprio italiane, cioè il disavanzo pubblico non superiore al 3% del PIL, il rapporto debito-PIL al 60% e via dicendo. Allora, quale paese, in quale condizioni materialmente, concretamente potrebbe aver bisogno? In realtà il supporto del MES è subordinato al fatto che fondamentalmente sia indispensabile per la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro. Non c'è un ulteriore vincolo, diciamo, fatto salvo, chiaro, che la capacità di rimborso del debito, dell'impegno del MES va bene, però in linea teorica qualsiasi Stato membro del MES può chiedere un intervento. C'è stata una notevole polemica sulla possibilità per l'Italia di accedere al MES stesso, ma in realtà la modifica proposta al MES riguarda soltanto una tipologia di linee, cioè la linea di credito precauzionale. E quella tipologia di intervento, che è una delle tipologie di intervento del MES, non è l'unica, è stata sottoposta a tutta una serie di condizioni, diciamo, può essere concessa solo a paesi che hanno alcune caratteristiche macroeconomiche indicate nell'allegato 3 del trattato. È una lista estremamente vincolante, per esempio il rapporto debito pubblico PIL inferiore al 60%, che esclude praticamente più della metà dei paesi della zona euro. E quindi su quella tipologia di linea del decreto priva di condizionalità, in sostanza, l'Italia assolutamente non può accedere. Alle altre tipologie di sostegno sì, ma quella no. E ha lasciato un po' perplessi la modifica, perché per quella tipologia di linea di credito i requisiti sono così stringenti da far sorgere il dubbio che in realtà non verrà pressoché mai utilizzata. E su questo tema c'è stata una polemica, però riguarda una tipologia di intervento, non tutte le tipologie di intervento. Sulla possibilità che l'Italia possa chiedere supporto, in linea teorica non vedo perché no, in linea pratica, vista la nostra dimensione, la dimensione del debito pubblico italiano e le condizionalità che inevitabilmente verrebbero richieste, diciamo, sarebbe una decisione da valutare con attenzione, ecco, mettiamolo in questi termini. Allora, c'è un quinto punto che lei focalizza nel suo dossier, ovvero l'importanza delle clausole di azione collettiva, le cosiddette CACS. Perché sono importanti? Perché si legano a quel percorso di ristrutturazione post-valutazione del debito pubblico che può essere vincolante per molti paesi e può essere anche, diciamo, avere dei riflessi pesanti anche sui conti dello Stato, sui cittadini? Insomma, come si arriva, diciamo, alla ristrutturazione del debito, che messa così fa un po' paura al risparmiatore, al cittadino? Sì, quando nacque il MES, col trattato costitutivo del MES, vennero introdotte anche le clausole di azione collettiva, le famose CACS. Quindi in realtà tutti i titoli di Stato emessi dal 1 gennaio 2013 con durata superiore all'anno hanno questa tipologia di clausole. Cosa sono le CACS? Semplicemente sono delle clausole che consentono a una quota degli azionisti, degli obbligazionisti, di solito il 75%, di modificare le condizioni del titolo. Tipicamente o se ne allunga la scadenza, si abbassa il tasso di interesse, si riduce il valore. In buona sostanza, e quindi il proprietario di quei titoli subisce un danno, evidentemente, nell'ambito di una ristrutturazione del debito. Il passaggio che qui viene proposto nella modifica del MES è introdurre una tipologia particolare di clausola, le single IMS, che consentono con un unico voto di ristrutturare l'intero debito del debitore, per esempio di uno Stato. In questo caso è chiaro che con un'unica votazione, certo con una certa maggioranza ovviamente a favore,
tutte le emissioni di titoli di Stato vedrebbero delle condizioni economiche diverse da quelle che acquistato il titolo all'epoca aveva valutato. Del debito pubblico del paese. Esatto, dentro il debito pubblico del paese. Le symbol links nascono di fatto. Cioè, scusi, se volgarizzo magari sbaglio, cioè tu mi dai 10 di aiuto tramite il MES, ma poi mi controlli il 100 del mio debito complessivo, non il 10 di debito che ho preso con te. Esatto, sì. Non mi sembra un grande affare, diciamo. Diciamo che detto così sempre però... molto terra a terra, dottor Ruggeri, no? Perché se io chiedo aiuto per te a 10 e tu mi dici ok, però io dopo ti ristrutturo il 100 che tu hai di debito complessivo, a me non mi sembra un grandissimo affare. Non mi metterei nelle sue mani, dottor Ruggeri, se lei mi facesse una proposta del genere. Non nelle mie, grazie a Dio. No, per dire, cioè non mi metterei nelle mani del MES a questo punto con tanta leggerezza, diciamo. Visti i meccanismi decisionali, visto che rispecchia dei rapporti di forza, viste le clausole varie e la possibilità di intervenire addirittura sull'intera gestione o ristrutturazione del debito complessivo, io direi che forse è meglio girare al largo. Così, sto parlando proprio in maniera molto volgare, dottor Ruggeri. Diciamo che l'introduzione di questa tipologia di clausole ha fatto suonare qualche allarme persino a Banca d'Italia, tipicamente molto felpata nei toni, ha evidenziato che si sembra rappresentare un quadro nell'ambito del quale, più con l'intervento del MES, si pensa che in caso di crisi finanziaria dello Stato si vada a una ristrutturazione dell'indebitamento, che quindi questa tipologia di clausole sia stata introdotta per facilitare questa, diciamo, via d'uscita. È chiaro che un paese con un debito elevato ma con un grande risparmio privato invoglia a una soluzione di questo genere. In questo caso i costi della ristrutturazione varrebbero a gravare sui proprietari dei titoli, tipicamente i cittadini, certo anche banche, assicurazioni, investitori internazionali, ma chiaramente anche i cittadini italiani che hanno acquistato titoli. Ecco, e arriviamo alle conclusioni, perché poi appunto lei mette in primo piano, poi ci salutiamo, dottor Ruggeri, io la ringrazio, perché lei mette alla nostra attenzione questo aspetto, no, del risparmio privato. Questa è una cosa da tenere presente, evidentemente, perché qui nella ristrutturazione del debito viene in gioco anche il risparmio privato. E non è una cosetta di secondo conto. E poi c'è l'aspetto politico di cui dicevamo prima, perché lei conclude il suo ragionamento, la sua analisi, anzi in tecnica, in punto diciamo di esame preciso, dicendo che però non si può fare a meno di interessare un Parlamento, perché il Parlamento è il luogo opportuno per farsi carico del proprio ruolo. Qui ci vuole una valutazione politico-istituzionale, o sbaglio? Quello che viene proposto è una modifica di un trattato internazionale che richiede la ratifica parlamentare. Quindi è il Parlamento che deve fare le proprie valutazioni. La mia è un'analisi banalmente tecnica, e poi però sulla base di può essere solo una base di valutazione nell'ambito anche di un lecito scambio su altri piani, che può essere l'unione bancaria piuttosto che la garanzia europea sui depositi bancari, però ci deve essere una valutazione, a mio avviso, quantomeno un'analisi dei rischi e dei benefici della cosa. Anche perché per marzo si deve chiudere la partita sostanzialmente. E lei parla, qui un giudizio lei lo dà, di una risoluzione verbosa adottata dal Senato a dicembre scorso, cioè poco chiara, poco incisiva, nella quale si dice che il MES va mantenuto in una logica di pacchetto, del quale però non c'è traccia, perché al massimo si parla di unione bancaria, forse neanche quella. Quindi diciamo, la politica deve essere più chiara sostanzialmente. Vista la rilevanza economica della cosa anche per i singoli cittadini, penso che sia auspicabile.
Bene, allora io ringrazio Luca Ruggeri che è stato questa mattina con noi, la ringrazio veramente dottor Ruggeri, stasera alle 17.30, non so se riusciamo a mandarlo anche dalla nostra radio, comunque la presentazione del dossier sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità e le criticità per l'interesse nazionale. Ci sarà il dottor Ruggeri che è stato con noi adesso alla sala stampa di Palazzo Montecitorio con l'onorevole Garavaglia e Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli. Grazie dottor Ruggeri. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Grazie. Buona giornata a lei. Un caro saluto alle amiche e agli amici. Tra poco c'è l'onda libera di Antonio Verna, poi alle 12 il terzo appuntamento, la prima settimana, il debutto anche di Malika Zambelli, che però voi già conoscete nel pomeriggio con Marco Pinti del venerdì, l'avete già conosciuta, debutta nella nuova fascia della nuova trasmissione Talk, le parole, le realtà, con il suo Stai Karma. Oggi si parla con un personaggio molto famoso nella rete online, Igor Sibaldi, si parla con lui di questioni relative alla psicologia, allo star bene, al cercare di star meglio, insomma tutta una serie di questioni interessanti. Malika Zambelli alle ore 12 con la nuova rubrica, tutta fatta di voci femminili nuove e debuttanti, Talk, dalle 12 alle 13. Avete ascoltato Sulla Notizia.